UDC al primo turno con il PD. L'eventualità che i centristi stringano un accordo con i democratici c'è se a capo del centrodestra si riconfermasse Paolo Perrone. E in previsione di quell'eventualità il Partito Democratico starebbe preparando la coalizione di centrosinistra alla notizia, che potrebbe creare tensioni fra i partiti che compongono il tavolo, in particolare SEL, ma anche la Federazione della Sinistra e Italia dei Valori. Per non parlare poi di Carlo Salvemini, l'outsider al fianco della Capone sul suo social network ha detto la sua, citando il vincitore di Sinistra, Ecologia e Libertà alle primarie di Genova. Loro pensano all'UDC, noi invece a temi concreti. Non tutti i partiti e associazioni che compongono la coalizione guidata dalla Capone digerirebbero l'accordo che lei non smentisce, ma anzi rilancia, premettendo che ne parlerà al tavolo. Non smentisce la possibilità, l'eventuale possibilità di un allargamento, ne parlerà col tavolo del centrosinistra per verificare se ci sono le condizioni. Se ci sono le condizioni, non solo non smentisco, ma ripeto, si tratta di costruire programmi. Noi abbiamo lavorato come centrosinistra, abbiamo fatto le primarie. Se ci sono forze politiche che intendono partecipare a questa programmazione che vuole rilanciare la città di Lecce, ne parleremo al tavolo della coalizione. Il caso UDC, insomma, sarebbe pronto a esplodere, e questo è il punto politico più rilevante di distinzione che già al tempo delle primarie si affacciò tra il centro e la sinistra della coalizione. Intanto la Capone aggiunge un pezzo per il programma del centrosinistra. La cultura, dice in conferenza stampa, potrebbe diventare un'industria. Rilanciare il cineporto, creare un distretto della creatività e far aderire il comune al GAI, circuito giovani artisti italiani, collaborando con provincia e regione, magari candidando Lecce anche alla sede della Biennale dei Giovani Artisti d'Europa e del Mediterraneo, che oggi si svolge ad Ancona. L'unico attacco che la Capone fa all'attuale amministrazione è l'assenza di programmazione nel settore cultura. 1.400.000 euro stanziati da Palazzo Carafa, dice, di cui 400.000 solo la Lupia per il montaggio e smontaggio palchi. Il resto contributi ad associazioni private, afferma la candidata a sindaco del centrosinistra. Stanno per diventare